Questo te lo fai tu. Vai. Avete finito? Un po' pianto, un po' gli anni 80, le trasmissioni italiane, tipo Disco Ring, degli anni 80. Okay. Però cosa hanno fatto? Non hanno fatto in italiano, non l'hanno fatto in russo. Avranno fatto sicuramente per i russi, però hanno fatto il prodotto in italiano. Dicendo delle battute che a mio dire noi non comprendiamo. Ma quanto e tu ci fai una foto? Ah, ok, come sto facendo adesso, ok. Sì, no, sì. Beh, è perché sono molto vero, cioè fondamentalmente vero. Sono stupita sul serio, non lo sapevo. E vedi, per esempio, abbiamo trovato una italiana giovane che non sapeva che era russa e piace l'Italia. Assolutamente, non avevo la minima idea. Comunque è una cosa carina, tra virgolette. E allora, cosa hanno fatto? Per esempio anche lui adesso sta spiegando, prima di iniziare la trasmissione, sta spiegando che abbiamo deciso di fare questo show, diciamo che dopo 2020 passato così com'è, senza andare in Italia, tutti sai, confini chiusi, tutto così. Per starci anche un po' insieme dell'adeguato. Добрый день, наши хорошие, buongiorno куричини. Объяснила все по полочкам. Оставайтесь с нами, посмотрим реакцию русской молодой итальянки. Iniziamo, ambientazione degli anni 80, senza nessuna parodia, perché almeno non abbiamo trovato nessuna parodia avvicinata all'Italia. Vedi i nomi tutti inventati. Sì, sono cose inventate, ma tra virgolette anche associate a battute ai show. Sì, che però noi non comprendiamo, però l'hanno fatto in italiano, non si capisce il perché, voglio dire, a questo punto, no? No, ho capito, però non ha molto senso perché lo vediamo anche noi in italiano. Ok, ma voi vedete perché è in italiano. Infatti io ho detto dovete essere anche pronti. Ma per... quindi gli attori sono italiani in questo caso? No, no, sono tutti russi. Parlano, parlano in italiano? Sì, sì. Sì. Ah. E poi guarda come parlano, parlano anche bene. Cioè praticamente... si fanno anche due baci. Ah. Sì, 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 sì. Vi copiano un pochino. Sì, sì, sì. Vabbè. Sì, sì, Giovanni, ho una storia legata a Como. Ah, ok. Vedi, ridono solo loro però. Allora, questa è una battuta giustamente che postano solo loro. Perché? Perché c'è uno che si è svegliato in taxi che voleva andare al Cuomo, uno famoso che ha a casa al Cuomo, tutte queste cose lì, capito? Ah, okay. Quindi lo sanno solo loro queste battute, giustamente, perché comunque è stato fatto. Ma allora forse è vero, cioè perché allora è stata resa in italiano se noi non possiamo. È quello che ho detto io, ma vedi? Loro, come forse. Però non ha molto senso averlo fatto in italiano. Averlo reso in italiano. Esatto. Cioè a questo punto dovevano italianizzare anche proprio il modo. La battuta, esatto, esatto. È quello che dico anche io. Quello che diciamo noi, quello che abbiamo sempre detto. Esatto. Vedi, per esempio, questa è uscita così, come da voi. Sembra madre natura, dopo quella lì, a salutarmi, che esce così. Sì, sì, sì. Magari non lo so se è associato agli anni 80, se ce ne sarà qualche personaggio. No, non ce n'è. No. Tutti frutti. E ora un aperitivo musicale. Felice anno nuovo! Felice anno nuovo! Si vede che c'è il tentativo di cercare di comunque rendere la battuta italiana. Scimmiottano un po' la cosa. No, esatto, però forse poi fanno fatica poi a renderla nel concreto. Beh, certo, perché non sono italiani. Vabbè, ma è giusto. Vedi, poi vanno i canzoncini. Ma in Italia questa cosa è spopolata? Ma dicono che un 10 milioni hanno guardato italiani. Sì. È una cosa che infatti è diventata famosa un po'. Ma perché? Perché giustamente, sai, lingua italiana, sai, su YouTube. Beh, allora, sicuramente avvicina molto anche a livello di rapporti. È una cosa che alla fine è carina, se ci pensi. Cioè. Eh sì. Anzi, è carina a livello di legame. Cioè, secondo te è comunque una cosa positiva? Sì, ma allora, secondo me è positiva il fatto che comunque hanno pensato di renderlo italiano per noi, che poi magari non ci siano completamente riusciti. No, infatti. È un dato di fatto e va bene, però già il pensiero, già l'idea fa sorridere. Sì, ti fa rimanere alla fine con un sorriso. Una cosa positiva, sì, giusto? Sì, è positiva, sì. Anche se battute magari un po'. Anche un po' se magari le battute. No, sono incomprensibili per noi, perché proprio le capiscono loro. Per esempio, questo è un. Però
già il pensiero, capito? È un porno, come si dice, produttore. Produttore, sì. Capito? Hanno fatto un po' battute. Ah, davvero? Vabbè, da show, battute da show. Perché prima volta cercavamo di scavare un senso, no? Dici, però alla fine un show, non è che ci sarà molto senso. Fantastico, un team senza donne, soltanto uomini. Cioè, capito? Non ha... Matteo, Alessandro, forza, 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 tutti! Sì, Giovanni. Anzi, adesso dicono che il produttore di Sanremo ha invitato lui quest'anno o un anno prossimo, non so, comunque hanno già legato qualcosa. Ah, beh, vedi, però, vedi, questo, ecco, secondo me la cosa positiva è questa. Ha mosso questo qualcosa, ha mosso qualcosa. Questo legame che può essere mosso, questo sì, assolutamente. Guarda, vediamo qualcosa. Adesso. Le canzoncine sono, alcune sono carine. Sì, infatti, come quella di prima. Sono tutte russe. Cioè, sia russe, tutte russe. Bambina balla. La terza volta ti vengono più richiami. Vabbè, come Sanremo, sai, quando ascoltati una voce. Un pochino più avanti se quella o se quella alcune battutine sono un po' troppo diciamo quelli sul sesso c'era una trasmissione negli anni 80 che si chiamava Disco Ringa che era simile a questa cantavano i gruppi e allora questa va riprende un po' quella. Vabbè, tu magari perché sei io giovane nata, no ambientazione anni 80 io nel 2000 2006 io sono 2000 giù, ho 20 anni cucciola abbiamo una cucciola tutti snogode. Sì, piccolina. Cioè, qui faranno battute sulla pasta. Va bene, amore. Perché aspetta, perché sai che da Russia, diciamo, voi italiani considerate che mangiate sempre la pasta, sì, sai? Sì. Per loro vi chiamano macaronichi. Davvero? Perché mangiate sempre la pasta e poi più perché pensate sempre a mangiare, è vero? Vabbè sì, abbiamo una buona cultura del cibo, ma perché ce lo possiamo permettere? Dai, ovviamente abbiamo una buonissima cultura infatti del cibo. Infatti anche io sempre voglio trasmettere questa passione italiana, sì, filosofia di mangiare, sì, la cultura è di un'esperienza, mangiare. Ci sono molti ristoranti in cui non vai a mangiare, fai proprio un'esperienza culinaria, ci sono varie portate, quindi è proprio una cosa ancora più amplificata. Cioè tenete molto comunque a voi il cibo, piuttosto dici non prendo la macchina ma vado a fare la quello forse, no. Però comunque sì, cioè, vabbè, anche a livello proprio di spendi economico, cioè, investi volentieri dei soldi per fare un'esperienza culinaria di un certo tipo. Brava, tipo sì. Andare a degustare qualche vino buono, qualche degustazione di mangiare nuovi, esattamente. Coco. Esatto, sono cose... no, per noi sono cioè, cose molto, poi ci sono, vabbè, un sacco di posti, un sacco di chef. A te ti piace mangiare? Ah beh, a me piace, sì, io un po', l'unica cosa che non mangio sono le verdure, il resto mangio tutto. Ah, non mangi verdure? No, come? Le verdure a dieta mediterranea dovresti essere... No, infatti io verdure e frutta vado di frullati, però il resto sì, sì, il resto ma secondo te si ingrassa se mangi tanta pasta? No, non ingrassa. Perché da noi io mangio... come fanno italiani a non ingrassare? Io mangio pasta due volte al giorno, sia a pranzo che a cena, uno due volte al giorno, comunque infatti sono ingrassata più di tanto. Io, ma tu mangi quella integrale o normale? No. No, io non faccio dieta, non faccio niente. Abbiamo niente, trovato proprio. Una che addirittura una donna sa al giorno. Два раза в день кушает макароны и все прекрасно себя чувствует. Se mangio io tutta quella pasta ingrasso in 3 secondi. Sì, smettila, no, lui pensa che ingrassa. Dice no. Beh, ma lei sa 20 anni, io ne ho 40. Mangi meno merendine. Ne ho 40 io. Ecco, però secondo me in Italia molti hanno questa concezione del fatto che i carboidrati, pasta, pane, devono essere tolti per diventare. No, tolti no, assolutamente. La limitazione c'è, però. Sì, poi chiaramente. No, beh, la dieta mediterranea è famosa per il suo, diciamo, effetto, quindi la pasta ci sta, no? Sì, assolutamente. Di pasta. Poi magari se stai un po' a dieta, non la mangi alla sera, la mangi a mezzogiorno, però almeno una volta al giorno. Devi sapere anche equilibrare se mangi sì. Pasta, non mangi. Sì, se sei a dieta, se non sei a dieta, un po' un mix di... Mi cadono le braccia, ma...
Sì, amore, 2 minutine. Ma ti piace, hai mai guardato qualche film russo, ovviamente in italiano? Non mi è mai capitato di vedere film russi in italiano, non so come mai, non mi è mai capitato. No, vabbè, tu preferisci magari più americane o italiane? Allora, vabbè, diciamo che la maggior parte, anche noi adesso, tra noi giovani, sta spopolando Netflix, quindi con americane. Netflix noi, esatto, sono tutte serie tipo americane, inglesi, cose così. Però poi vabbè, i classici cinepanettoni di Natale, tutti italiani, sì, quindi più o meno giriamo su questi generi qui, esatto. Però russi no, non mi è mai capitato, adesso sarebbe anche adesso... Beh, perché prossima, me l'hai detto, prossima intervista la prossima faremo, lo faremo vedere un qualche piccolo filmino. Ultima domanda e te lo vai, lasciamo vai, stare. Vai. Cosa sai della Russia, principalmente? Quello che ho studiato sui libri di storia, però ecco... Quanti anni fa hai studiato un libro di storia? No, beh, allora io in realtà con l'università che sto facendo, l'anno scorso ho dato un esame di storia contemporanea. Ci siamo qua. Sì, 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 da qua. Così però, vi racconto, no? E allora, diciamo che secondo me sui libri di storia c'è ancora questa divisione tra il mondo, diciamo, occidentale, orientale, questa divisione... E secondo me dovrebbero essere un po' aggiornati i libri di storia. Ma tu stai parlando di divisione delle... Sì, dopo le guerre, queste cose qui. Okay. E io sono rimasta a queste cose qui, quindi nozioni molto storiche. È normale, perché comunque storia include tutto di esatto. più, quindi non possono stare no, lì a chiaramente. Raccontarmi Però cose. Secondo me, il mio appello, i libri di storia dovrebbero raccontare l'evoluzione di questo, di tutto quello che succede, non soltanto certo. la guerra, il post-guerra, le cose fino a se stesse, dovrebbe andare un po' più avanti. Moderno, un po' esatto. Modernizzare un po', soprattutto nei licei, nelle scuole superiori, ecco, perché poi... Aggiornare, perché esatto. se no rimaniamo lì e poi tra internet... Noi finiamo, dopo la seconda guerra mondiale, finita, la nostra storia è finita, noi finiamo l'ultimo anno di superiori, con la fine della seconda guerra mondiale, è finito tutto, mm-hmm. basta. Invece secondo me... Sì, però come tu magari prendendo da lì, prendendo da là, magari senti qualcosa, non lo so, almeno sai, fanno riferimento a vodka, orse, non so. Ah beh, allora, noi se dobbiamo, beh, ma quelli sempre... sono molto stereotipi, cioè noi okay. se ti immagini la donna in Russia, ti immagini il pelliccione, tutto di, non so, tipo di ermellino, il calice di vodka, gli occhiali da sole, tutta molto bella, te le immagini così, magari... Però sono stereotipi, chiaramente. Certo, poi io non sono mai stata in Russia, quindi... Certo. E le donne russe come le vede in Italia? Se ti è mai capitato, magari... Allora, io in Italia... Beh, a parte, vabbè, i turisti, così, mi è capitato... Sì, vabbè, quello turisti. Che diciamo ti è capitato. Quindi non lo so, però ti dico, sempre... Cioè, esteticamente me la immagino così come te l'ho descritta. Mm-hmm. I capelli biondi, il da sole... Cioè, più su biondo. Più su biondo, sì, è vero, immagino perché bionde. Da me ancora... Sì. Ma sì. adesso magari no, ma una volta erano tutti biondi. Ma sì, mi immagino il biondo platino, proprio sì, il biondo sì, tipo sì. bianco, quasi sì, sì, tendente sì. al bianco. Ecco, quindi non vabbè, degli uomini russi non parliamo, perché comunque sarebbe... Non lo so. No, proprio... qui dice, devo capire gli italiani. Esattamente. Va bene, prossima volta facciamo assaggiare un po' di vodka, vediamo cosa dici. Esatto. Che poi vabbè. Non so se la vodka russa è uguale a quella in Italia. Beh, già con gradi non ci siamo. No, quindi... fatti. Veramente? No, perché la vodka da noi meno di 40 non esiste. Invece qua vedo 36, 38, vodka. Ci sono le vodka, quelle alla fragola, così sono 10. Vabbè, alla prossima allora. Beh, va bene, dai, chiudiamo dai. Con la vodka. Ringraziamo Emanuela. Grazie Emanuela. Grazie, ciao. Mille. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Do svidania. Все будет хорошо, andrà tutto bene. Se ho budet che aspetta, adesso non ti vergognare, perché non è che sei maestro di Giorgio, non devi provarci. Non è che dai, se non so, chiederlo a me di insegnarti. Vai, Giorgio. Se ho budet хорошо. Allora. Se ho budet хорошо. Va bene. Andrà tutto bene. Ciao. Dai. Grazie. Ciao. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Обязательно просмотрите наши видео на нашем канале. Оставайтесь с нами, и вы не соскучитесь и не проголодаетесь.